Questo è un giardino imbarbarito che va insieme da solo, dove regna solamente una natura fetida, volgare, dove tutto è schiacciato ormai fra il dolore della gente e le temperature dell'ambiente, fra i barbari del nord ed i nomadi del sud. La mia generazione è schiacciata fra gli under 35 e gli over 63, fra lo studio che non serve, il lavoro che non c'è, fra avanguardie incomprensibili e tradizioni insopportabili. Io, anche io sono schiacciato, accecato come una falena, vago di vetrina in vetrina, alla ricerca costante di qualcosa che mi appaghi e che mi dia un po' di calore in questo mondo abbagliante dove tutto è rovesciato. Però capovolto, qui l'etica è una banca, le missioni sono di pace, le guerre preventive, le bombe intelligenti. Con lo spettacolo Amleto Takeaway di e con Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari si è alzato il sipario del Teatro Pietro Aretino di Arezzo sull'edizione 2022 della rassegna teatrale Z Generation Meets Theater. Amleto Takeaway è un affresco tragicomico che gioca sui paradossi, gli ossimori e le contraddizioni del nostro tempo. Punto di partenza alle parole diventate simbolo più che significato, etichette più che spiegazioni. To be or FB, Facebook, questo è il problema, dirà questo moderno Amleto. Il problema non è avere o non avere la parola. Abbiamo lottato per la libertà di parola, ma non abbiamo lottato per la necessità delle cose da dire. Cioè, se non abbiamo niente da dire, possiamo tacere. Io sono uno che parla non sempre, troppo, troppo, sempre. E proprio per questo mi do molto da fare a studiare, per avere qualcosa di interessante da dire. Ma molto spesso poi accetto le critiche, non sono permaloso, non parlo per, cioè, mi sforzo quotidianamente per cercare di non parlare per sentito dire o per riempire il mondo delle mie opinioni che non interessano a nessuno o della mia autoreferenzialità. Cioè, diventare democratici, il fatto che ognuno possa dire quello che pensa, quello che sente, quello che vuole, innanzitutto non è obbligatorio. Secondo, non è detto che interessi a qualcuno, e allora che tutti per forza dobbiamo dire quello che pensiamo. Terzo, se un motivo per esprimere il proprio ego bellico, come lo chiama Marco Guzzi, cioè il mio ego, anche io dico la mia, oggi diciamo tutti la nostra su tutto, sull'economia, sull'infettivologia, sul calcio, però in una maniera troppo superficiale. Non leggera, superficiale e troppo egotica, solo per il gusto di dire la mia. Cioè, posso dire la mia, sono d'accordo con voi, allora taci, voglio dire. Oppure non sono d'accordo con voi, è solo un pretesto per creare guerra. Come si fa a contrapporsi? Cercando di meditare, cioè meditare, quindi azioni, meditazione, azioni meditate. Pensiamo prima di parlare e prima di pensare respiriamo in modo che quello che noi facciamo quotidianamente sia qualcosa dettato da una tranquillità o da una serenità e quindi da un desiderio di collaborazione, di pace e magari di amore, sembra un prete a dirlo, ma magari, purché sia un buon prete, piuttosto che fare le cose in maniera istintiva e quindi solo per competere, per confliggere e per riempire il mondo di rumore che è già bello alluvionato.